Buongiorno e benvenuti a tutti. Siamo lieti di vederti qui, vedervi qui per il nostro programma di Coding Girls. Adesso abbiamo un brevissimo video, 2 minuti, per mostrare il programma Coding Girls. Coding Girls, che ha l'obiettivo di avvicinare allo studio e alle professioni nel settore della scienza e della tecnologia quante più studentesse in tutta Italia. Un settore che offre ancora moltissimi posti di lavoro qualificati e ben remunerati, a cui le giovani donne devono ambire. Sia un'iniziativa fantastica. Perché io credevo che l'informatica soprattutto era per i ragazzi. Me l'aspettavo più tipo roba da super cervelloni. Una ragazza può tranquillamente programmare. È una cosa che gioca molto sull'intelligenza, sul sapere della matematica, le abilità che possono avere tutti in generale, indipendentemente dal sesso. Mi sono messa alla prova sia nel personale sia come squadra. Mi sembra interessante perché è una delle cose che non facciamo a scuola. Il coding può essere un altro modo per dare voce alle donne. Il mondo digitale è un'opportunità per tutti. L'obiettivo ultimo della Fondazione Mondo Digitale attraverso l'associazione Coding Girls è abbattere il divario di genere nel mondo del lavoro, perché un paese non può crescere senza l'intelligenza e l'impegno delle proprie donne. Grazie. E vorrei presentarvi il nostro panel per oggi. Mira Michili, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale. Marzia Francisci, consulente legale e aziendale della Camera di Commercio Americana in Italia. E Barbara Cominelli, direttore marketing e operative di Microsoft. E, naturalmente, l'ambasciatore degli Stati Uniti di America, Louis Eisenberg. Vorrei parlare un po' in inglese adesso. Louis M. Eisenberg of Florida is the U.S. Ambassador to the Italian Republic and the Republic of San Marino. He is a prominent American financier, investor, and philanthropist. As chairman of the Port Authority of New York and New Jersey and a founding board member of the Lower Manhattan Development Corporation, and where he chaired its 9/11 Victims, Families, and Transportation Advisory Councils, Ambassador Eisenberg engaged with state and local governments on a number of complex issues. He is an emeritus member of Cornell University's Johnson Graduate School of Management Advisory Council and life member of the Cornell University Council. He earned a BA at Dartmouth College and an MBA at Cornell Johnson School of Business. He's married to Judith Eisenberg, and they have 3 married daughters and 11 grandchildren. And I'd like to present Ambassador Eisenberg. Thank you. Grazie mille. Mi italiano è po', so I will speak to you in English and hope indeed that you can understand some of what I'm about to say. I will say to begin that this is clearly, with some minor exceptions, one of the most attractive crowds I've ever had the opportunity to speak to. And with 3 daughters, 3 figliai, es correcto, and 11 grandchildren, what you are doing is of critical import. I know it is to them because they are all pursuing a similar path. And when I heard that there were 6,000 of you involved or having been involved in this, it's a remarkable move to make on each of your parts in a society that will be dependent upon your efforts. So let me say again, good morning, and let me thank Mirta Michile
from the Fondazione, Mondo Digitale, together with Microsoft, the Fondazione has been our great partner in this project, Coding Girls, which was launched in 2014. Let me also thank Ms. Comanelli from Microsoft and Ms. Francese from the American Chamber of Commerce in Italy for supporting this effort. I'm having a little trouble with the lighting here, but I can probably change that. The teachers and schools participating in this program also deserve recognition. Your efforts are helping destroy stereotypes that women are less passionate or interested in science, technology, or engineering, and that is not the case. Thanks to this program, girls and women are gaining the skills they need to obtain the important jobs that are available to them. Coding Girls' success in Italy is evident by its rapid growth. When 100 girls began this program in Rome, it has now reached, as I said, 6,000 in 7 cities across Italy, including Rome, Milan, Turin, Trieste, Naples, Salerno, and Catania. We're confident that this program will continue to grow. This year, the program is taking a big step by involving private companies. Business is part of joining an effort, an incredible and significant part. They know that innovation is key to economic growth. The U.S. mission here in Rome and in all of our consulates are proud to support the women's empowerment in Italy. The United States government also promotes innovation and entrepreneurship worldwide through the Global Entrepreneurship Summit, and every November we celebrate Global Entrepreneurship Week. Coding Girls will take place during this period, so rest assured we will highlight your great work for our colleagues in Washington, and we will spread the word about your talent and about your enthusiasm. Congratulations to all of you who have completed this program, and the very bona fortuna to those who are participating this year. I hope you have a wonderful time, and thank you for participating in this very important experience. Grazie mille. Adesso vorrei dare il microfono a Merte Michili. Allora, buongiorno a tutte, innanzitutto benvenute ragazze, grazie alle vostre insegnanti che vi hanno accompagnato, a voi che avete aderito così entusiaste a questo programma. Poi voglio ringraziare i nostri ospiti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Pari Opportunità, l'Università Campus Biomedico di Roma e le grandi aziende che hanno voluto essere con noi oggi qui a presentare questa quinta edizione di Coding Air. Microsoft, BNL, Enel, Xa, Adecco, Olivetti, TIM, sono tutte grandi aziende che hanno programmi molto belli e molto importanti di parità di genere, proprio per favorire la diversità e la partecipazione delle donne all'interno delle aziende, in questo caso che sono presenti in Italia. Allora, come ha già spiegato un po' l'ambasciatore, oggi siamo qua per presentare la quinta edizione di questo programma Coding Air. Io ringrazio l'ambasciata degli Stati Uniti d'America, che sono 5 anni che è voluta essere a fianco a noi proprio per supportare questo ambizioso programma che ha l'obiettivo di avvicinare le giovani donne come voi allo studio e alle professioni nel settore della scienza e della tecnologia. Noi in questi anni abbiamo fatto un lavoro incredibile, chiaramente non l'abbiamo fatto da soli, ci siamo ispirati tantissimo all'associazione americana Girls Who Code, che lavora supportata da tutte le più grandi aziende americane proprio per creare professioniste nel settore dell'information technology e poi donne che possano avere una carriera all'interno delle proprie aziende. Noi in Italia l'abbiamo fatto in tutto questo tempo con il supporto dell'ambasciata degli Stati Uniti d'Italia
Italia, ma soprattutto con l'entusiasmo di tantissime scuole italiane. Noi ogni edizione raggiungiamo dalle 6 alle 10.000 ragazze, ma non saremmo capaci di farlo senza l'entusiasmo delle vostre insegnanti, dei vostri dirigenti scolastici, che ci permettono di lavorare con voi durante tutto l'anno scolastico. Allora, io inizio sempre, visto che poi incontro tantissime di voi, per cercare di capire o ricordare, no, a giovani donne quanto c'è ancora da fare per raggiungere la parità di genere nel mondo, ma soprattutto nel nostro paese. Allora, ho preparato quest'anno, ho fatto una cosa diversa, 5 domande, vediamo se quanto conosciamo effettivamente di qual è la situazione delle donne in Italia e poi... Allora, ho preparato 5 domande. La prima: qual è il paese con il più basso divario di genere? Velocemente, abbiamo pochissimo tempo. Chi lo sa? L'Islanda, bravissima, però lei non è una studentessa. Sì, in Islanda in solo 9 anni hanno quasi colmato il divario di genere tra uomo e donna, per cui è una dimostrazione che quando uno è determinato effettivamente le cose si possono fare. La seconda domanda: qual è la quota di donne regolarmente impiegate in Italia? Quant'è la percentuale di donne che lavora nel nostro paese? Chi risponde? Più forte, non sento. 45, qualcuno ha detto B, sì, brave. Effettivamente meno della metà delle donne in età lavorativa nel nostro paese lavora. Se poi andiamo a vedere alcune fasce di età, 25-29 anni, meno del 40% delle donne in questa fascia lavora, ma abbiamo poi una situazione molto diversa nelle varie regioni italiane, con picchi anche del 60-70%. Questo effettivamente è una grande perdita di ricchezza per il nostro paese, ma guardate, io ci tengo tantissimo a ricordare che non è soltanto una perdita di ricchezza per il nostro paese, ma anche un impoverimento della vita individuale, perché è molto importante l'impegno della donna per il well-being, per il benessere individuale e anche della propria famiglia. Allora, qual è la posizione dell'Italia nella classifica mondiale? Cioè il Global Gender Gap Index del World Economic Forum ogni anno pubblica un rapporto, noi quello del 2018 uscirà a novembre, sto utilizzando i dati del 2017, qualcuno lo sa? In che posizione siamo? Sì, all'82esimo posto, sì, effettivamente siamo all'82esimo posto. E guardate, siamo un po' tornati indietro rispetto ad un miglioramento che avevamo avuto negli ultimi 3 anni. Nel report del 2017 abbiamo di nuovo oltre il 30%, per cui purtroppo siamo tornati un pochino indietro. Questo vuol dire che dobbiamo addirittura recuperare il lavoro che non abbiamo fatto negli ultimi 3 anni. Allora, velocemente, qual è il paese con il più alto tasso di donne in Parlamento? No, il Ruanda. Oltre quasi il 62% delle donne dei parlamentari sono donne. E nel nostro paese, adesso vado un po' io, abbiamo invece una percentuale buona, abbiamo circa il 36% delle donne in Parlamento. Questo perché, io lo porto sempre questo dato, perché in realtà è il risultato di una legge specifica che è stata fatta diversi anni fa, che in qualche modo ha obbligato i partiti a candidare donne, e questo ha dato i suoi risultati. Oggi la legge Mosca che fa sì che siamo al 39esimo posto nella classifica mondiale su 193, per cui in alcuni ambienti la posizione femminile è abbastanza buona. Allora, velocemente, questo è un grafico che ho preso dal Global Gender Gap Report del 2017, che fa vedere, per quanto riguarda l'educazione, questo è un grafico che riporta i dati nel mondo, non è soltanto italiano, in realtà c'è quasi la completa parità di genere anche a livello universitario. No? Addirittura in Italia c'è una stima che tra i ragazzi che oggi che non hanno ancora compiuto 30 anni, il 37% delle donne sarà il 37%
dei laureati sarà donna. Questo vuol dire che le donne nel nostro paese si stanno laureando di più dei propri colleghi maschi. E, mentre ci sono alcuni settori come il ruolo di leadership in cui la presenza femminile nel mondo è ancora molto bassa, soltanto il 32%. Poi questo è un dettaglio su cosa si studia, il grafico sono tutti dati a livello mondiale. Poi io a fianco ho messo il dettaglio dell'Italia, no? Noi vediamo che settori altamente di alcune economie molto promettenti come l'information communication technology, che è un'industria molto ricca, ci sono tanti posti di lavoro anche ben remunerati e dove c'è anche la possibilità di lavoro flessibile, abbiamo pochissimi ragazzi, soltanto il 7% degli uomini, addirittura le donne soltanto il 3%, per cui è molto importante anche per le giovani donne che studiano e si qualificano che conoscano in qualche modo quali sono i settori dell'economia più promettenti, proprio per far sì che in qualche modo si vada a colmare quel mismatch tra domanda e offerta di lavoro che nel nostro paese è molto forte. E abbiamo visto che io ho messo il dato dell'Italia. Soltanto il 24,9% delle donne si laurea in settori legati alla tecnologia. Abbiamo anche il tasso di occupazione, era un dato che abbiamo visto prima, delle donne in Italia tra i più bassi in Europa e appunto anche una fortissima difficoltà a coprire ruoli di leadership. Soltanto il 33% delle donne sono manager e c'è anche una forte disparità di salario, cioè a parità di posizione ricoperta e di qualifica professionale le donne guadagnano quasi $10,000 in meno all'anno degli uomini, addirittura nel ruolo di manager la differenza di salario tra uomo e donna è di quasi il 23%, per cui più si sale nelle posizioni lavorative più c'è disparità di salario. Allora, McKinsey stima che se ci fosse un impegno globale per ridurre il gender gap nel mondo, addirittura la ricchezza, il GDP mondiale per il 2025 potrebbe crescere di oltre 12 trilioni. E questo perché? Perché le donne sono il 50% della popolazione, il 50% dei laureati, ma producono soltanto il 37% della ricchezza mondiale. E fra gli indici, infatti, di disparità, l'Italia ha una posizione altissima proprio sulla ricchezza, sulla partecipazione e sulle opportunità economiche. Siamo soltanto al 118° posto, proprio perché studiamo molto, ci qualifichiamo tantissimo, ma poi abbiamo una grandissima difficoltà nel momento in cui ci inseriamo nel mondo del lavoro. Per cui le tre difficoltà, oramai le ho dette tante volte, pochissime donne che lavorano in età lavorativa, che lavorano soltanto il 59% al primo anno neolaureate lavorano contro quasi il 65% degli uomini, e vediamo che anche nelle start-up, in settori nuovi, completamente emergenti, addirittura le start-up a guida femminile raccolgono meno fondi di quelle a guida maschile, e questo per tanti problemi legati appunto al contesto in cui si vive, ma anche molto, io questo ci tengo, anche all'atteggiamento di noi donne stesse, no? Anche in particolar modo le giovani donne che poi entrano nel mondo del lavoro. C'è una stima appunto che se andassimo con questa velocità ci vorrebbero 170 anni per colmare il divario di genere. Allora noi ci stiamo impegnando e non possiamo farlo da soli, chiaramente sarebbe una sfida immane, proprio per colmare più velocemente questo gap. Come lo facciamo? Fondamentalmente lavorando tantissimo con le scuole, però cercando di fare delle attività che abbiamo visto nel tempo sono molto efficaci, no? Per esempio una giornata come oggi noi vi stiamo portando dei modelli, dei role model al femminile positivi, no? Abbiamo invitato Barbara Cominelli, che è una grande manager di Microsoft, perché è un esempio di una donna che non solo ha fatto una carriera brillante all'interno dell'azienda in cui è impegnata, ma che è riuscita anche a conciliare la vita individuale, la vita affettiva con la vita lavorativa. Ecco, noi crediamo tantissimo in
discriminazioni di questo tipo, come crediamo nella formazione alla pari, a tantissime di voi studentesse che hanno fatto le nostre summer school, chiediamo poi di impegnarsi a formare le studentesse più piccole, come crediamo appunto nell'offrirvi alcune opportunità formative trasformative, le chiamiamo così. Fondamentalmente cosa vogliamo dire? Vogliamo aiutarvi a farvi passare da un pensiero chiuso a un pensiero aperto, facendovi conoscere prima la realtà, le difficoltà che in qualche modo poi affronterete quando vi entrerete nel mondo del lavoro. Allora, la sfida di questo anno. Abbiamo già lavorato tutta l'estate in tutte queste città in partnership con grandissimi atenei. Comunque quest'anno il nostro impegno toccherà 7 città, come ha ricordato l'ambasciatore: Torino, Milano, Trieste, Roma, Napoli, Salerno e Catania. Formeremo oltre 6.000 studentesse di scuole secondarie superiori e le attività che offriamo, molte di voi lo conoscono già perché state già partecipando, faremo allenamento locali intensivi, la Summer School estiva l'abbiamo già fatta, hackathon regionali, eventi pubblici e questo tour formativo di metà novembre. Quali sono le novità di questa quinta edizione, a cui noi siamo felicissime di vedere come ogni anno riusciamo, magari con fatica, però con tantissimo entusiasmo, ad aggiungere delle attività nuove, no? Allora, quest'anno per la prima volta abbiamo un forte protagonismo dell'associazione Coding Air. L'abbiamo lanciata l'anno scorso e grazie alla partecipazione di tante studentesse e scuole come voi siamo riusciti a creare ben 25 hub territoriali dove studentesse delle scuole secondarie superiori fanno attività formative durante tutto l'arco dell'anno scolastico. E poi, cosa molto importante, noi ci teniamo tantissimo, e ringrazio la professoressa Filippi che è qua, le altre università, l'alleanza con gli atenei sul territorio, per cui vi offriremo la possibilità di entrare nelle università. Questo è molto importante perché la maggior parte degli studenti italiani si iscrivono all'università senza mai essere entrati nell'università dove decidono di iscriversi. Guardate, è un'occasione importantissima. Noi lavoreremo appunto con l'Università di Salerno, di Catania, la Federico II di Napoli, l'Università Campus Biomedico di Roma, Trieste, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, università importantissime che metteranno a disposizione i loro formatori, i loro ricercatori per lavorare insieme a noi nella 2 giorni che riusciremo a stare in ognuna di queste città. E poi un'offerta alle grandi aziende. Noi oggi abbiamo invitato tante aziende qua e poi ci riproponiamo di tornare da loro anche con l'aiuto della Camera di Commercio americana in Italia, proprio perché abbiamo bisogno del supporto di tutte le grandi aziende, in realtà delle grandi ma anche delle piccole, perché vogliamo proprio chiedere alle grandi aziende di adottare una scuola, di adottare una studentessa, di adottare un gruppo di studentesse. Da sole non ce la potremmo fare, noi vogliamo raddoppiare la nostra efficacia, vorremmo essere capaci di raggiungere non 6.000 studentesse come facciamo questo anno con il supporto dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America, ma raggiungere nel prossimo anno magari 12.000, e questo dobbiamo farlo chiedendo aiuto a tutte le più grandi aziende. Appunto abbiamo creato questo pacchetto, che chiamiamo così, non so se il termine è il migliore, però comunque rende l'idea. Sono delle attività, le aziende possono sostenere una studentessa che frequenta la Summer Camp, faremo delle settimane intensive di training sia durante l'estate sia durante l'inverno. Per esempio ne faremo una bellissima al campus biomedico a febbraio sulle professioni legate al settore della biotecnologia. Sono professioni emergenti in cui le donne stanno esprimendo una creatività molto importante a livello mondiale. Poi appunto incontri con Inspiring Women, donne che possono essere di ispirazione alle giovani studentesse, formazione intensiva, hack e open hub territoriali. Appunto 28 scuole, 56 allenamenti intensivi, 50 coding girls crew, cioè 50 studentesse che a loro volta lavoreranno insieme a noi per formarne molte altre. E la metodologia che utilizziamo è il train the train, peer to peer, team building. Faremo tante attività molto coinvolgenti perché fondamentalmente vorremmo anche creare, e questo oramai l'abbiamo visto in tutti questi anni, anche attività divertenti, attività che possano effettivamente entusiasmare.
Avremo la fortuna di avere una grande coach americana, Emily Tomford, che anche quest'anno sarà con noi. Emily è un'esperta, un PhD in Artificial Intelligence e è un'esperta di educazione, per cui con lei faremo il tour e le 50 studentesse in tutte le città le due settimane centrali di novembre. Abbiamo creato anche un blog, donne.mondodigitale.org, dove troverete le storie di tutte le protagoniste, le testimonianze, e insomma abbiamo bisogno dell'entusiasmo di tutte voi ragazze, ma dell'aiuto di tutti noi che siamo qui oggi, dalle aziende, all'università, all'ambasciata americana, proprio per far sì che non ci mettiamo 170 anni, ma magari 70. Grazie. Allora, adesso, come ho annunciato, Barbara Cominelli, leggo due righe della biografia di Barbara. Barbara è sposata e mamma di un bambino con cui condivide la passione per il calcio. Ama viaggiare, allenarsi e leggere. Barbara è inoltre coinvolta in diverse iniziative non profit come mentor, con particolare attenzione ai percorsi di empowerment per giovani donne, ed è stata riconosciuta, questo riconoscimento molto importante, da Inspiring 50 2017 tra le 50 donne europee più influenti nel mondo della tecnologia. E Barbara ha lanciato la settimana scorsa, insieme a Silvia Candiani, il nuovo CEO di Microsoft Italia, l'iniziativa Ambizione Italia, un'iniziativa sull'intelligenza artificiale, proprio per far crescere la ricchezza delle aziende italiane e nonne in questo settore emergente, che è assolutamente importante per il futuro. E la Fondazione Mondo Digitale ha la fortuna di essere partner di questa iniziativa per la parte education, per cui Barbara, a te. Grazie. Allora, ciao a tutte, devo dirvi veramente che sono super emozionata di essere qui con voi, forse si sente, si vede. Prima nei corridoi vi guardavo, alcune di voi le ho incrociate in bagno nei corridoi, e io mi rivedo 100 anni fa esattamente come eravate voi, ero uguale a voi, cioè avevo proprio in faccia quella voglia di spaccare tutto, cambiare il mondo. E quindi diciamo, quello che io vi voglio dire, mi sono veramente emozionata. Mi riconosco in voi. Quando io avevo la vostra età, e di nuovo stiamo parlando di tanti anni fa, voi non ci crederete, ma ero forse un po' meno sveglia, un po' meno cool di come siete voi oggi, perché diciamo generazionalmente siete un'altra cosa, però io non, tutti quei numeri che ha fatto vedere Mirta, quindi le donne con un livello di partecipazione inferiore rispetto agli uomini, la difficoltà per le donne in termini di gender gap, li conoscevo, erano peggiori rispetto ad oggi, ma proprio non li prendevo in considerazione. Per me quello era un dato di partenza, ma non mi sono mai autolimitata o non ho mai pensato, per quel motivo, di poter fare meno di un uomo. E io credo che questo sia stato un po' un punto di forza. Ogni tanto con gli stereotipi li ho incontrati nella mia carriera, mi ci sono magari anche schiantata, e quindi sicuramente ho dovuto fare dei percorsi a volte che mi hanno permesso di superare questi ostacoli che a volte ci sono, ma non ho mai pensato di aver qualcosa in meno. E questa è un qualcosa che voi oggi sapete, si vede da come siete, come la voglia che avete di fare, dovete mantenere profondamente questa autoconsapevolezza e confidenza in voi stesse. Questo è il punto numero uno. Ciò non significa essere arroganti o pensare di fare di più di quello che magari è in linea con i propri talenti e le proprie capacità. E io ho fatto una carriera dove ho cambiato tanti lavori, ho cambiato tanti paesi, ho fatto lavori, sono passata dall'acciaio alla tecnologia, ho fatto lavori dove erano più lavori di strategia, ad altri dove gestivo 3.000 persone, quindi ho dovuto imparare tanto tutti i giorni. Anche oggi, 6 mesi fa, ho cambiato lavoro e continuo a imparare, quindi fondamentale è l'umiltà e la voglia di mettersi in discussione, ma non la consapevolezza che nonostante gli ostacoli dovete e potete farcela. E questo soprattutto quando si parla di tematiche legate alla conciliazione.
Sicuramente in tanti casi voi non vi state ponendo il problema adesso, è un problema che avrete più avanti. Quello che vi voglio dire è che oggi tutto ciò si può tranquillamente mettere assieme una bellissima carriera e una bellissima famiglia. Le aziende si stanno muovendo in questa direzione, il mondo si muove in questa direzione, è possibile, facile. Bisogna avere un po' di capacità probabilmente di scegliere quei tipi di lavori, quei tipi di aziende dove questo è agevolato ed è considerato un qualcosa di normale, è un beneficio che tutti i dipendenti devono avere. Quindi oggi voi sentite probabilmente parlare di aziende che fanno lo smart working, il lavoro flessibile, aziende dove ci sono tutti dei meccanismi per incentivare. Ecco, la mia raccomandazione è, nel momento in cui vi orientate al mondo del lavoro, questo è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione, perché la vostra vita e la vostra carriera lavorativa probabilmente sarà più facile. E arrivo al tema del concetto di tecnologia STEM. Perché noi crediamo che sia così importante, quindi perché ci impegniamo in questo tipo di progetti dove vogliamo diffondere cultura digitale e vogliamo far sì che tutti, in particolare le ragazze, ma tutti, perché il problema è anche un problema di formazione dei vostri colleghi maschi là fuori, perché questo diventi un pilastro portante del vostro asset di competenze e di conoscenze. Allora, la tecnologia oggi è un vocabolario, sostanzialmente il coding. Voi probabilmente il coding che state imparando adesso non sarà quello che userete fra 5, 6, 7, 8 anni quando sarete nel mondo del lavoro, perché magari i linguaggi cambieranno, però quello che vi dà l'esperienza che state facendo adesso è un mindset, è la capacità, un vocabolario, una cassetta degli attrezzi che evolverà nel corso del tempo, ma con cui voi riuscirete a interpretare il mondo. Quello che è oggi la tecnologia non è quello che era il mondo dell'ICT 20 anni fa. La tecnologia oggi è un modo per risolvere i problemi, è uno strumento per arrivare a dare ai clienti nuove esperienze, per dare ai cittadini nuove possibilità, per permettere alle aziende di lavorare meglio, di essere più produttive e di portare risultati in maniera più olistica. Questo è importante, per cui che voi portiate il modello che la tecnologia, il coding, non sono un tema di nerd, non è una nicchia. La competenza tecnologica o sul digitale a 360 gradi è qualcosa che farà parte del curriculum di tutti. Noi oggi diciamo che ogni azienda sta diventando un'azienda tecnologica. Se voi, Microsoft per definizione, ma anche le aziende che sono qui oggi, se guardate i loro piani strategici, tutti vi stanno dicendo che vogliono diventare un'azienda digitale, in un modo o nell'altro, ognuno a modo proprio, ognuno nel proprio settore. Ed è per questo che è indispensabile che queste competenze iniziate a farvele da adesso. Come accennava anche Mirta, per aziende come Microsoft, come le aziende sedute qua con noi oggi, i nostri partner, effettivamente è un tema su cui vogliamo investire. Ambizione Italia è un progetto che abbiamo lanciato la settimana scorsa con un focus speciale proprio sulle competenze. Investiremo 100 milioni di euro per andare a ingaggiare 2 milioni di persone, formarne 500.000 e certificarne 50.000. Il sito si chiama ambizioneitalia.it e invito tutte voi a darci un'occhiata, perché sicuramente ci troverete, le iniziative sono tantissime, ci troverete qualcosa di interessante. Per chiudere, non voglio dilungarmi, un invito alle persone della mia generazione, ce ne sono qui in sala diverse, e probabilmente non sono loro le persone a cui devo rivolgere questo invito, perché so che già sono assolutamente impegnate sul tema dello sviluppo delle competenze femminili e della riduzione del gender gap, però l'invito per le donne della mia generazione è spendersi come role model. Io oggi sono venuta qua, mi è venuta anche la lacrimuccia, e spero che voi fra 2, 3, 4, 5 anni, quando deciderete cosa fare, vedrete che in fondo c'è una persona normale che va detto che era esattamente come voi, ed è vero, ero anche un po' meno cool, ero un po' più secchia forse, voi siete super cool da come avevo viste, e che ha fatto un percorso normale facendosi una famiglia, facendosi una bella vita, riuscendo ad ottenere tutto. Io, quando vi troverete in difficoltà, guardate
a me, guardate le persone che ci sono sedute qui oggi, si può fare. Questo è il messaggio principale per voi. E per le donne della mia età il messaggio è: spendiamoci come role model. Quindi è importante dedicare tempo a far vedere che ci sono role model femminili normali e raggiungibili, e questo si può fare. L'invito a voi invece è prima di tutto a non farvi fermare da niente e continuare a diciamo avere questa ambizione che avete. Ma il secondo è: voi già oggi con questo programma siete role model voi stesse, avete anche voi questo importante compito di andare a raccontare quanto sia cool la tecnologia, quante opportunità ci siano a tantissime 6.000 ragazze. Quindi è molto importante che voi stesse vi sentiate addosso. Quello che io dico sempre è che tutte noi dobbiamo mandar giù l'ascensore, quindi le persone che sono in una posizione di responsabilità devono mandar giù l'ascensore per far salire altre donne, e voi che già siete a bordo su questo concetto di STEM dovete mandar giù l'ascensore e portare su altre ragazze come voi, che magari non hanno avuto la fortuna di essere così esposte a queste tematiche, e portarvela a bordo. Quindi mi raccomando, influenzatele e spargiamo insieme il seme delle STEM. Allora, grazie Barbara, e ora Marzia Francisci dell'American Chamber of Commerce in Italy. Noi abbiamo pensato alla Camera di Commercio americana proprio perché è molto impegnata con le più grandi aziende americane del settore ad abbattere il divario di genere. Allora Marzia, se ci racconti cosa fa la American Chamber of Commerce in Italy, e magari poi il mio augurio è che effettivamente potremmo soltanto ampliare e continuare con questa collaborazione che inizia oggi. Allora, buongiorno. Effettivamente io sono in rappresentanza della parte un pochino meno ludica, pratica della giornata di oggi, ma AmCham, la Camera di Commercio Americana, è un'organizzazione che lavora con i propri associati, tra cui moltissime multinazionali americane, e con cui in esse impegniamo su temi di rilievo, tra cui abbiamo trattato anche quello del gender diversity, e oggi vi racconto come l'abbiamo fatto. Volevo prima darvi un accenno di chi siamo, perché così sapete qual è il vostro interlocutore. L'American Chamber, scusate ragazzi, facciamo, vedi come sono tecnologica, eccoci qua, è un'organizzazione privata, non profit, è stata fondata ormai più di 100 anni fa, nel 1915 a Milano. È affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington e fa parte delle 117 Camere di Commercio americane in giro per il mondo. E l'ambasciatore Eisenberg, che era qui prima, è il nostro presidente onorario, insieme all'ambasciatore italiano negli Stati Uniti a Washington. Ed è tra i soci fondatori dell'European Council, dell'American Chambers of Commerce di Bruxelles. Questo un po' per dirvi che sono delle organizzazioni che hanno un'influenza nel mondo, in questo caso in Europa, in Italia, ma anche negli Stati Uniti, quindi tanto si può fare con l'utilizzo di queste strutture. La nostra missione principale è quella di favorire le relazioni economiche, evidentemente, tra gli Stati Uniti e l'America, quindi le relazioni economiche, commerciali e politiche, e AmCham promuove, a tutela degli interessi dei propri associati, le attività di advocacy, che è poi quella di cui tratteremo oggi. Abbiamo più di 500 associati, Microsoft è stato a lungo, l'ingegner Palucci è stato a lungo il nostro presidente, amatissimo presidente, abbiamo lavorato molto con Microsoft, sono le più importanti multinazionali americane, sono socie di AmCham, il 10% dei nostri soci rientrano nella classifica di Fortune Global 500. 200 imprese sono particolarmente coinvolte nell'attività della Camera di Commercio americana, nei nostri comitati e gruppi di lavoro. Qua un breve cenno sul nostro consiglio direttivo, vedete l'ambasciatore Eisenberg, il nostro presidente onorario, è nel consiglio direttivo della American Chamber. Siamo presenti, il nostro ufficio è a Milano, la sede principale è a Milano, però abbiamo una rete capillare in Italia e con dei nostri rappresentanti locali e evidentemente negli Stati Uniti. Quindi le nostre principali aree di attività sono tre: business services, quindi noi aiutiamo le aziende italiane nel processo di internazionalizzazione negli Stati Uniti, facciamo delle attività di networking, quindi facciamo in modo che i nostri soci, i nostri membri interagiscono tra di loro,
quello che ci interessa oggi è che facciamo un'importante attività di advocacy e quindi con l'istituzione dei gruppi di lavoro, dei comitati di lavoro su temi specifici, invitiamo le nostre imprese a partecipare a dei tavoli di lavoro per promulgare, emanare position papers o organizzare convegni specifici ad hoc, quindi per sensibilizzare i decision makers o l'opinione pubblica o un pubblico specifico su temi di particolare rilievo. Tra questi comitati, che sono 15, segnalo oggi quello che più ci interessa, è quello di Human Capital. Quello di Human Capital, ovviamente Human Resources, Human Capital, raccoglie solitamente 15-16 aziende tra le nostre multinazionali associate che in specifici anni si dedicano a determinati temi. Sul gender diversity, non negli ultimi 2 anni, ad onor del vero, ma nel 2015 è stato fatto in realtà un grosso lavoro dalla AmCham Diversity Council, quindi è stato istituito un board ad hoc che era composto da 12 amministratori delegati donne e 10 human resources di grandi multinazionali che si sono impegnati a fare un survey, un pochino come quello che ci viene anticipato sulla raccolta di dati sul gender diversity in Italia e nell'ambito delle multinazionali, e per vedere quali erano le best practices adottate alle aziende per abbattere, quindi combattere la gender diversity in the workplace. Quindi la survey è stata fatta su un campione di 120 imprese che rappresentavano 114.000 dipendenti, di cui 7.200 dirigenti. Abbiamo visto che la composizione di genere a livello dipendenti è abbastanza equilibrata. Sono cambiati un pochino i numeri nell'ultimo anno. Comunque era del 57% di uomini e composta dal 43% delle donne. Nella composizione di genere a livello dirigenti la componente femminile veniva dimezzata e quindi abbiamo una percentuale di donne nettamente inferiore rispetto agli uomini nei piani più alti. Questa survey è stata fatta su una presenza di imprese di dimensioni superiori a 200 milioni di fatturato, quindi a dimostrazione della partecipazione delle multinazionali a questa indagine, che poi ci interessa molto perché sono quelle che maggiormente inclini a sviluppare, intanto sono più affine al mondo tecnologico e all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e nell'ambito delle tecnologie. Quindi, sempre nell'ambito della nostra survey, gender balance è un fattore tenuto in considerazione dalle aziende nell'ambito delle decisioni organizzative? Molto, per il 22%. 49% abbastanza. Una piccola minoranza la considera inutile. Il fattore di genere è un elemento importante nella selezione del personale per il 50% delle aziende partecipanti. Solo il 13% non lo considera un aspetto influente, e questo è già un dato incoraggiante. Così come lo è il successivo, che una buona percentuale dei partecipanti considera lo sviluppo di iniziative pro donne non un fattore di penalizzazione nei confronti degli uomini. Non li spaventiamo. Questo un pochino richiama quello che avete ascoltato prima, ovvero che c'è un contrasto tuttora, quando abbiamo visto il posizionamento dell'Italia nel 2017 nel 82esimo posto nella lotta al gender diversity, cioè, come dire, il good on paper, quindi sulla carta ci siamo, quindi c'è una volontà di combattere gender diversity, quindi di avallare, di inserire le donne nel mondo anche professionale, anche a livello dirigenziale. Good on paper perché in realtà l'Italia, nonostante le note di miglioramento, non può essere ancora collocata fra i paesi più gender balanced, quindi tanto c'è da fare ancora per migliorare questa percentuale. Mi dicevi che era all'82esimo posto, mi sembra che ci siano margini di miglioramento piuttosto consistenti. Sempre nell'ambito di questa nostra indagine abbiamo fatto un'indagine su quelle che venivano attuate, quali sono le best practices attuate all'interno delle imprese per combattere per far sì che ci sia un balanced gender diversity. E quindi abbiamo su un campione delle aziende partecipanti, vedete quelle che sono poi denominate le best practices. Microsoft, magari Barbara mi confermi se sono ancora quelle in vigore, cioè Nuvola Rosa e Futura Femminile, e quindi facciamo esempio Intesa San Paolo, Progetto Gemma, Leadership Lab and Empowerment. Questo a testimonianza che le multinazionali e le grandi aziende hanno all'interno, sempre good on paper, attivato dei programmi di best practices per combattere il gender diversity.
Molto, mi piace raccontarvi che noi siamo, diciamo, la nostra casa madre è la US Chamber e questo anche per l'invito che raccolgo oggi di sviluppare e lavorare insieme sul tema, perché la nostra US Chamber di Washington, tramite la US Chamber Foundation, si occupa molto attentamente di Women Empowerment e lavora per migliorare il posizionamento delle donne a livello manageriale, fornendo strumenti volti ad incoraggiare la crescita educativa e lavorativa femminile ad ogni livello professionale. Tra le attività che svolge, quindi ovviamente organizza seminari, workshop, eccetera, ce n'è uno molto interessante che è stato molto recente, tra l'altro, di aprile del 2018, col titolo Narrowing Gender Gaps Through Data and Technology, quindi restringiamo il gap tra i dati e la tecnologia, con particolare riferimento al digital disparity. E quindi lo scopo, l'iniziativa è volta a combattere la digital disparity e all'obiettivo di abbattere le barriere che impediscono alle donne di avvantaggiarsi dei benefici della tecnologia. È molto interessante perché in questo caso il dibattito non era soltanto proiettato all'inserimento della donna nel mondo del lavoro, ma proprio all'utilizzo della tecnologia che gli impedisce a volte di svolgere anche i più banali lavori domestici. In America, dove tutto è computerizzato, la lavatrice la metti, l'attivi col computer, il telefonino, io non sono capace, il 90% delle donne non è capace, quindi sostanzialmente è come dire che abbiamo un cervello con una potenza di 100 e nell'ambito tecnologico ne utilizziamo 6. E questo impatta non soltanto il nostro approccio al mondo del lavoro di cui trattiamo oggi, ma impatta la nostra vita vera. Un esempio è stato fatto che le donne in America a volte non hanno accesso al healthcare perché negli ospedali ormai è tutto computerizzato, quindi tu scarica l'app, mettiti là, prenota, fai. Mia mamma non lo saprebbe fare. Mia mamma in America sarebbe, non so dove adesso, perché non avrebbe prenotato niente. Quindi l'abbattimento delle narrowing gender gaps through data and technology coinvolge non soltanto l'inserimento nel mondo del lavoro, ma in generale una maggior facilità di convivere nel mondo digitale in cui viviamo oggi. Per ritornare invece all'inserimento nel mondo del lavoro, nell'ambito di questa giornata veniva posto in evidenza come solo il 6% delle donne sono sviluppatori di apps che abbiamo tutti i giorni sul cellulare. Siccome, se vuoi intervenire, ma evidentemente questo apps developers sono fortemente increasing, quindi è un mercato in cui il mondo del lavoro, quindi ci sarà un forte incremento di assunzione. Le donne devono intervenire, quindi devono sviluppare, devono avere degli strumenti per raffinare i loro skills nel tema, perché comunque in questo ambito c'è un divario enorme tra l'assunzione maschile e femminile, sempre per questa un pochino anche pigrizia femminile nell'utilizzo delle tecnologie. Io mi voglio agganciare a quello che ha fatto la nostra casa madre Washington e qui rivolgo l'invito a chi mi ha invitato a partecipare, perché siamo assolutamente disponibili tramite le nostre imprese e tramite le multinazionali con Microsoft qui presente a riattivare all'interno del nostro comitato di Human Resources un gruppo di lavoro specifico sul tema, per poi arrivare a dei casi più pratici. AmCham ogni anno porta delle aziende con dei soggetti invitati al Silicon Valley, facciamo cosiddette missions, si può ipotizzare sempre nell'ambito di un programma sponsorizzato di farlo in questo caso al femminile, perché no, così magari ci portiamo anche la mamma che impara a utilizzare le app. Intanto vi ringrazio molto per avermi permesso di partecipare, è stato tutto molto interessante e quindi di nuovo la Camera di Commercio si offre di diventare meno istituzionale e un pochino più pratica sul tema. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo tre testimonianze, possiamo farle da qua perché non c'è il microfono. Allora, noi abbiamo chiesto a Valeria Cristino, che oggi è una studentessa di Ingegneria Informatica della Sapienza all'Università di Roma, di portare la sua testimonianza. Valeria era una ex studentessa del Liceo Spallanzani di Tivoli e ha partecipato l'anno scorso al programma Coding R. Quest'anno si è iscritta alla Facoltà di Ingegneria Informatica della Sapienza. Noi siamo molto orgogliosi, Valeria, del lavoro che abbiamo fatto insieme, e magari in due parole quello che è stato per te la partecipazione a Coding R e come ti trovi a ingegneria.
Allora, per me partecipare a Coding Girls è stata veramente un'esperienza molto interessante, soprattutto perché sono entrata nel campo dell'informatica quando ero già grande. Ho deciso di cambiare scuola, prima facevo uno scientifico tradizionale, poi mi sono accorta che avevo una passione anche per la parte di programmazione dell'informatica e ho cambiato. Quindi ho imparato a programmare da autodidatta e da lì ho capito che l'informatica non è soltanto programmazione o linguaggio, ma è anche creatività, perché per portare avanti un progetto non ci vuole soltanto la tecnica, ma ci vogliono anche le idee. E con Coding Girls l'anno scorso abbiamo partecipato con la nostra squadra e abbiamo fatto molti progetti interessanti. Ed è molto importante perché l'informatica viene vista come una cosa per ragazzi oppure una cosa difficile magari, mentre in realtà ci sono degli elementi molto accessibili a tutti e infatti si può anche imparare da soli come ho fatto io. E ho partecipato con la fondazione anche a un progetto di preacceleratore e ho portato avanti una startup con un team di soli ragazzi dove io ero la team leader e infatti abbiamo portato proprio il tema della diversità di genere. Quindi noi vogliamo, il nostro team vuole anche formare non solo le ragazze come noi qui, ma anche proprio le bambine, perché se da bambine si capisce che l'informatica è per tutti, allora la società potrà andare avanti in modo, ci metteremo di meno ad avere l'uguaglianza. E infatti la nostra startup si occupa proprio di portare le bambine sulla strada dell'informatica, nel particolare poi usando una casa delle bambole domotica. Bellissimo. È ingegneria come va? L'ingegneria è interessante e anche lì si vede molto la differenza di genere perché sono praticamente tutti ragazzi. Ci sono pochissime ragazze, però non ho mai trovato difficoltà in questo campo perché non so se sono stata fortunata, ma ho sempre conosciuto persone che mi hanno accolto bene e non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere donna che programma. Poi immagino che tu studierai, brava, possibile candidata a Microsoft nel futuro. Allora, poi abbiamo chiesto anche a Vittoria Sasso, che invece è una studentessa del liceo Peano di Monterotondo, e Vittoria ha fatto con noi la Summer School e adesso è lei una tutor delle ragazze più piccole. Allora Vittoria, cosa ti piace del programma Coding Girls? Voi avete creato questo hub a Monterotondo, questi caffè digitali dove da sole continuano le attività di formazione alle studentesse più piccole, insomma ti ha arricchito, ti ha fatto crescere, che ti piace del lavoro che stiamo facendo insieme? Ah, salve a tutti, sono 3 anni che partecipo a questo progetto che è stato fornito dalla mia scuola. Nella nostra scuola è proprio un coding club e facciamo molto spesso sul territorio delle attività. Come ha detto Mirta, facciamo anche dei caffè digitali destinati oltre agli alunni ma anche ai genitori, in cui facciamo dei laboratori di formazione e proprio noi tutor ci mettiamo in campo. Inoltre svolgiamo anche lezioni alle scuole elementari di informatica e durante le loro lezioni anche di matematica e facciamo capire loro come anche attraverso un computer si possono spiegare le cose più basilari, semplici. L'esperienza è molto bella, io l'ho anche consigliata a tante persone che mi hanno visto abbastanza partecipo a questa cosa, anche perché è un progetto che coinvolge ed è alla base di qualsiasi, ti dà l'opportunità di dare il 100% di te, perché come diceva la mia collega prima, oltre a essere bravi dobbiamo essere anche molto creativi ed è un ottimo progetto per esserlo. Grazie Vittoria, e questa è una testimonianza di come ci piace lavorare, no? Raggiungere le scuole, allenare le ragazze e poi lasciar sì che nel territorio rimanga un'iniziativa che in qualche modo si autosostiene e si alimenta anche senza il lavoro della fondazione. Per noi appunto questi hub territoriali sono molto importanti e si reggono sul lavoro di tante ragazze come Vittoria. Allora, per chiudere, una insegnante storica del nostro programma Coding Girls, Gabriella Cecchetti, che insegna a Lombardia
Lombardo Radice di Roma, e anche e soprattutto grazie a insegnanti come Gabriella che noi siamo capaci di raggiungere tantissime scuole in tutta Italia. Da sole sarebbe praticamente impossibile. Gabriella, che ti piace del programma Coding Girl? Forse l'abbasso un pochino. Salve a tutti. Cosa mi piace? Mi piace l'effetto di ritorno di quello che è stata un'iniziativa, cioè una iniziativa che è partita nella mia scuola per la mia partecipazione iniziale 4 anni fa con un gruppetto di 4-5 studentesse e abbiamo iniziato, e alla fine dell'anno scolastico le studentesse mi incontravano lungo il corridoio alla ricreazione e mi dicevano: ah, ma c'è la mia possiamo partecipare, possiamo fare altre iniziative. E verso la fine dell'anno, di 4 anni fa, erano circa 20 alunne. Ad oggi, anzi all'anno scorso, perché ancora adesso dobbiamo un po' riprendere, sono 50. E che cosa è successo? È successo che la nostra scuola è fatta di 2 indirizzi distinti, il tecnico economico e il liceo linguistico. Allora, il tecnico economico c'è l'informatica, c'è l'insegnante di matematica, economia, eccetera, quindi era un po' più facile poi veicolare certi messaggi che sono stati già detti, quindi non mi ripeto. Ma nel liceo linguistico, dove anzi la matematica è uno spauracchio, per cui l'informatica ancora peggio, e diciamo che ho il 50% di studentesse che sono del liceo linguistico, e l'anno scorso alle competizioni, 2 anni fa, un gruppetto ha fatto, diciamo, si è selezionato nelle prime 3 delle maratone che sono state fatte, e questo mi ha dato molto molto successo. Anche noi non abbiamo standardizzato bene una sorta di caffè digitale, ma da 3 anni ad oggi il progetto si è strutturato sempre di più, quindi c'è la possibilità, facciamo orientamento verso le scuole medie facendo piccole lezioncine di Coding Girl con le ragazze che si sono formate. Ma la cosa bellissima è che alcune che spontaneamente sono venute e si sono rese disponibili come tutor sono diventate discenti, magari per scoprire altri spazi, no, di queste STEM, diciamo, non so, robotica o stampanti 3D o quant'altro, e quindi si sono scambiati i ruoli di tutor e discenti secondo le necessità. E quindi quello che è servito molto, secondo me, poi è stato il passaparola fra di loro. Cosa ho fatto io? Perché a me mi è stato chiesto, dice, ma come docente, io non ho fatto molto, perché non ho fatto l'insegnante curricolare, perché l'insegnante curricolare dove dice c'è bisogno di diffondere la cultura del modello digitale, cioè lo possiamo dire ma rimangono parole. Quello che c'è è vigilare di nascosto e intervenire nei momenti di disorientamento. Molte di queste ragazze, io adesso conosco 50 alunne di 11 classi diverse, e di terza, quarta, seconda, di vari indirizzi, questo della mia scuola. Quindi le conosco fuori della scuola, no? Nella scuola, ma in orari extracurricolari della disciplina. Sono tutte molto paurose, non vogliono parlare, non si vogliono buttare a queste nuove esperienze. Ecco, quindi io ho cercato indirettamente di superare questo gap e di infondergli fiducia, credendo nelle loro capacità. Questo è, anch'io mi sono un po'. Grazie Gabriella, e ringrazio di nuovo tutte voi che siete qua, le aziende, ma l'ambasciata degli Stati Uniti d'America, che oramai da 5 anni ci permette di riproporre in Italia questo ambiziosissimo programma. Insomma, il prossimo appuntamento, le 2 settimane centrali di novembre per il tour formativo in tutti gli Atenei italiani. Grazie.
cena, abbiamo finito, poi dobbiamo andarcene.